Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati a casa di Mari. È con mio enorme piacere creativo e umano che oggi vi presento una collaborazione veramente meravigliosa in questo canale dove oggi ci saranno grandissimi ospiti ragazzi, perché stiamo parlando di una collaborazione creativa che non solo fa bene a me, ma fa bene anche ai miei figli, perché oggi voglio parlarvi delle perline da stirare. Vedete che io ho realizzato già questi orecchini meravigliosi e tantissimi altri ne farò, e se volete vi farò anche i tutorial su questo canale, sicuramente, perché non è soltanto un divertimento per i bambini, ma è anche per noi creative che amiamo fare tantissime cose. Vi parlo dell'azienda italiana Perline da Stirare perché non è un'azienda molto conosciuta in Italia, sebbene sia un'azienda italiana. Ma è molto conosciuta nel nord Europa, mentre noi solitamente siamo abituati a comprare queste perline da stirare di altre marche, insomma. Ma devo dirvi che ho testato personalmente la qualità di queste perline, sono veramente ottime. Ma prima di farvi vedere il tutorial, voglio parlarvi un attimino di queste perline. Nel tutorial che vedrete di seguito, Adriano e Alice hanno realizzato delle decorazioni a tema pasquale, proprio per darvi anche un'idea di come poter decorare la vostra casa e la stanza dei vostri figli con le perline da stirare. La spedizione con corriere è super veloce, quindi riuscite tranquillamente ad averle prima di Pasqua. Perline da stirare dà la possibilità di potersi ispirare e copiare tantissimi tutorial grazie a questo libricino che vedrete in sovraimpressione, come dico io, dove ci sono veramente tantissime idee. Trovate anche la carta per stirare le vostre perline, che è veramente fantastica. Io l'ho già utilizzata proprio per ultimare le creazioni dei bambini. In base a quanto noi stiriamo la nostra creazione, abbiamo un risultato diverso. Quindi tutto sta anche alla nostra creatività e alla nostra personalizzazione di ogni creazione. Troviamo anche tutte le formine di tutte le misure e guardate che sono belle queste qua, sono veramente plastica di ottimissima qualità che non si scioglie facilmente con il ferro da stiro, cosa che invece io ho notato nelle marche un po' più economiche, diciamo. Quindi grandissima attenzione anche nella scelta dei materiali. Io vi consiglio di andare a vedere tutto il materiale che c'è nel sito perlinedastirare.it, perché ci sono veramente tantissime idee meravigliose. Adesso io mi sono dilungata tanto, ma veramente ne valeva la pena parlarvi di questa azienda italiana. Ma adesso andiamo subito al tutorial di Alice e di Adriano. Alice! È bellissimo, l'ho fatto
quasi tutto io. Sì, la mamma ti ha aiutato a fare soltanto questa parte qua, vero? Mi fanno malissimo le dita. Vabbè, certo, ci ha messo tantissimo. Però guarda quanto è bello. Se nel video avete visto che ho cambiato gli occhietti, è perché non piacevano tanto con questi. Ok. Ok, li andiamo a stirare? Sì, poi vi faremo vedere il risultato già stirato. Intanto, ora che ho finito, vi faccio vedere alcune delle mie creazioni che ho fatto di Minecraft, oppure di alcune di Harry Potter, altre invece di della Marvel, altre di Five Nights at Freddy's, per esempio questo. Cos'è questo? Lo devi dire. Ah, ho fatto mio papà mia versione Minecraft, quello era mio papà versione Minecraft. Poi ho fatto Bonnie di Five Nights at Freddy's, che poi si toglie la maschera ed è Withered Bonnie. Poi ho fatto Freddy e Toy Freddy di Five Nights at Freddy's 1 e Five Nights at Freddy's 2. Foxy di Five Nights at Freddy's 1. Poi ho fatto Hermione di Harry Potter. Ho fatto anche Ron Weasley. Poi c'è da qualche parte Harry Potter, però non mi ricordo dove. Questo ho fatto un libro per Hermione, tanto per qualcosa. Poi ho fatto Marionette, non mi ricordo di quale videogioco. Mangle di Five Nights at Freddy's 2. La TNT di Minecraft. L'Hulkbuster di Avengers Infinity War. Poi ho fatto anche Captain America. I capelli non li ho fatti biondi perché c'è già la pelle gialla, che ovviamente si può levare il caschetto. E queste sono le cose che ho fatto. Grazie Perline da Stirare per averci regalato questo set di perline. E faremo un sacco di cose bellissime. Ragazzi, sono veramente contenta, spero che vi siate divertiti e che abbiate avuto delle nuove idee per creare delle nuove decorazioni pasquali per la vostra casa e per poter far divertire i vostri bambini e anche voi. Adesso è tutto, io ringrazio sempre l'azienda Perline da Stirare per averci dato questa opportunità di divertirci e non è solo questa, vi ripeto, ma ne faremo tante altre. Vi ringrazio per averci seguiti e mi raccomando, andate giù nel box informazioni dove troverete anche il link al sito. Vi ringrazio per essere stati qui anche oggi e alla prossima. Ciao!